benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video verrà trattato di Telepathy, il primo microchip realizzato dalla Neuralink di Elon Musk, impiantato in un cervello umano il 28 gennaio 2024 e di cui ne è stato dato l'annuncio due giorni dopo su X dallo stesso Elon Musk, affermando che l'innesto di questo primo microchip in un cervello umano è avvenuto con pieno successo, che il soggetto che ha ricevuto l'impianto sta bene e che i contatti tra i microelettrodi ed i neuroni sono pienamente funzionanti. Il sistema Telepathy, formato da 5 elementi, promette di essere in grado di rilevare i segnali cerebrali ed inviarli ad un'interfaccia che li elabora, consentendo a una persona di utilizzare uno smartphone o un computer con il proprio pensiero e, attraverso questi, molti altri dispositivi. L'azienda ha spiegato che si tratta di un innovativo studio sperimentale su dispositivi medici per una interfaccia cervello-computer wireless completamente impiantabile. Nel maggio 2023 la Food and Drug Administration statunitense ha concesso a Neuralink l'approvazione per la sperimentazione clinica sull'uomo, dopo una serie di test di impianto su vari animali, non sempre coronati da successo. Telepathy è il primo microchip dalle dimensioni di una moneta che è stato impiantato su un essere umano e che presenta le seguenti caratteristiche. È sigillato ermeticamente in un involucro biocompatibile che resiste a condizioni fisiologiche severe del corpo umano, è alimentato da una piccola batteria caricata in modalità wireless dall'esterno tramite un caricabatteria induttivo, elabora i segnali neurali e li trasmette in modalità wireless all'applicazione Neuralink, che decodifica i dati ed in base a questa decodifica, può costruire i segnali di comando per dispositivi esterni, registra l'attività neurale attraverso 1024 microelettrodi distribuiti su 64 fili flessibili e ultrasottili. La struttura del chip, composta da elettrodi del diametro di un ventesimo di capello umano, e da un contenitore esterno che ricopre il chip, che riceve gli impulsi dagli elettrodi e li invia a un dispositivo esterno via wireless. Nello specifico, il dispositivo Neuralink esterno è composto da un modulo, che si colloca dietro l'orecchio, e da fili sottilissimi che vengono impiantati nel cervello. Per inserire il chip nel cervello e collegare i fili ultrasottili dotati di elettrodi, Neuralink ha sviluppato un robot chirurgico su misura per eseguire la procedura di impianto nella parte del cervello che controlla l'intenzione di movimento. La testa del robot contiene sistemi ottici in grado di effettuare una tomografia ottica coerente, ed un ago, più sottile di un capello umano, che inserisce e rilascia i fili con gli elettrodi nel cervello con estrema precisione. Questi sono in grado di rilevare l'attività neuronale e, in prospettiva, di stimolare anche determinate zone cerebrali. Leggere i segnali neurali e trasmetterli a un computer o a un dispositivo mobile è la chiave per ripristinare le funzioni dei disabili, tramite il comando con il pensiero di supporti esterni. Elon Musk ha anche affermato di volere restituire quelle funzioni direttamente nel cervello del paziente tramite stimolazioni di specifiche aree del cervello. Cioè il chip Neuralink potrebbe trasmettere la visione diretta al cervello stimolando parti della corteccia visiva, e forse anche ripristinando la vista laddove il nervo ottico, che collega l'occhio e il cervello, è stato compromesso, ed anche curare, tramite stimolazione di parte del cervello, la depressione ed altre patologie mentali. Un salto tecnologico enorme che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vengono curate le malattie neurodegenerative ed affrontiamo lo studio del cervello umano. Gli studiosi però sono scettici. Una cosa è interpretare il segnale dal cervello, un'altra è stimolare e ripristinare funzioni. Musk non ha fornito dettagli sul primo paziente, ma si è trattata di una sperimentazione per ottimizzare l'impianto. Da quel che si legge dalla brochure, l'obiettivo della sperimentazione del chip Telepathy è quello di aiutare le persone con problemi neurologici e lesioni. Uno inoltre il white paper della società Neuralink parla di interfacce cervello-macchina che permetterebbero il ripristino della funzione sensoriale, motoria ed uno il trattamento dei disturbi neurologici. Per il futuro, si punta a ripristinare capacità come la vista, la funzione motoria e la parola, ed infine di espandere il modo in cui viviamo il mondo. Questa tecnologia potrebbe riguardare anche individui con il morbo di Parkinson, SLA, paralisi e altre patologie neurodegenerative. Infine Elon Musk con questa tecnologia vorrebbe aprire porte prima inimmaginabili per l'interazione uomo-macchina. Oltre a controllare con il pensiero dei dispositivi, aumentare anche le nostre capacità intellettuali per tenere il passo con l'intelligenza artificiale. Si guarda insomma ad un futuro in cui le malattie neurologiche siano curabili e le capacità cognitive migliorabili. Per ora, molte domande rimangono senza risposta su ciò che l'azienda ha fatto e su ciò che la sua tecnologia riuscirà effettivamente ad ottenere in un soggetto umano. Tra queste, quanto a lungo un paziente sarà in grado di tollerare il chip impiantato.
Alcuni concorrenti hanno provato un impianto umano solo per un periodo limitato, ad esempio durante un intervento chirurgico in cui il dispositivo è stato installato temporaneamente per raccogliere dati prima di essere immediatamente rimosso. Altre incognite citate dagli specialisti riguardano i segnali che il chip è in grado di leggere e per quanto tempo, perché i segnali potrebbero deteriorarsi se il tessuto cerebrale cresce intorno ai fili inseriti. Neuralink deve dimostrare non solo che la sua tecnologia funziona, ma anche che offre benefici significativi, tanto da giustificare un intervento chirurgico molto complesso e rischioso. Lo studio dovrebbe essere completato nel giro di 6 anni. Neuralink ha comunicato finanziamenti per un totale di oltre 320 milioni di dollari solo nel 2023, tuttavia, il prezzo previsto per un impianto sarà di circa 40.000 dollari, con l'obiettivo di renderlo più accessibile in futuro nonostante un costo di produzione stimato di almeno 10.000 dollari. L'azienda guidata da Elon Musk sostiene di poter ricavare dagli impianti 100 milioni di dollari entro i prossimi 5 anni. Ma non è ancora noto, invece, come funzionerà e quanto costerà la manutenzione del microchip. Stando a quanto affermato dall'eccentrico imprenditore a più riprese lo scorso anno, una tecnologia come quella che la sua azienda sta sperimentando dovrebbe in qualche modo ridurre il rischio rappresentato per la nostra civiltà dall'avanzare dell'intelligenza artificiale. Secondo lui, questi chip consentiranno all'umanità di raggiungere una simbiosi con l'intelligenza artificiale, donando così all'intelligenza umana una vita pressoché eterna a dispetto di un corpo che eterno non è. Cioè l'uomo entrerà in una fase di potenziamento digitale noto come transumanesimo. Il microchip telepati di Neuralink si basa su decenni di tecnologia finalizzata all'impianto di elettrodi nel cervello umano per interpretare i segnali e trattare condizioni come la paralisi, l'epilessia e il morbo di Parkinson, eccetera. La Neuralink non è certo l'unica azienda a mirare alla produzione di chip da innestare nel cervello umano, si contano all'appello l'olandese Onward, la francese Clinatec, l'olandese Synchron e l'italiana Corticale. Molti scienziati del settore, sul primo impianto di microchip nel cervello di un essere umano, hanno sottolineato che non c'è al momento una pubblicazione scientifica con i dettagli ed occorre quindi cautela prima di pensare ad applicazioni per la cura di malattie neurologiche. Si sa solo che il paziente si sta riprendendo bene dall'intervento e che i contatti tra microelettrodi e neuroni sono funzionanti. Nell'esperimento della Neuralink si dovrà verificare quante volte il comando inviato dal paziente viene interpretato in modo corretto dall'apparecchio e viene quindi eseguito con efficacia e quanti errori e di quale portata, anche in termini di rischio, esso comporta. Si dovrà verificare la durata della bontà del contatto nel tempo perché attorno alla punta degli elettrodi si crea una reazione fibrosa che ne diminuisce l'efficacia. Si dovrà anche valutare poi il rischio di interferenze con le onde elettromagnetiche emesse da comuni apparecchiature e che riempiono oggi l'ambiente di una casa normale e verificare se la presenza di microelettrodi inseriti nella corteccia non induca una irritazione dei neuroni penetrati dagli elettrodi con relativo aumento del rischio di epilessia, oltre al fatto che come tutte le tecnologie digitali si presta ad essere hackerata e quindi ad un uso distorto di essa, come ad esempio intromissione nella mente altrui per carpire ricordi e magari un vero e proprio lavaggio del cervello per pilotare il comportamento di un individuo, come fu tentato negli anni 50 e 60, dalla CIA, con il progetto illegale e clandestino MK-Ultra. La notizia rappresenta comunque una pietra miliare significativa per lo sviluppo della comunicazione tra cervello e computer. Inoltre, in relazione al progetto di accorciare le distanze tra le capacità umane e quelle artificiali, occorre una grande riflessione sul potenziamento umano. Se negli ultimi decenni molto è stato detto sul potenziamento di tipo biologico e genetico, impianto artificiale dell'embrione, isolamento dei geni e tecnologie del DNA ricombinante, eugenetica migliorativa eccetera, oggi bisogna fare i conti anche con l'eccezionale possibilità di migliorare le prestazioni umane, andando oltre gli aspetti che consideriamo propri della natura umana, attraverso l'impianto di neurochip e nanotecnologie. Per tanti si tratta di scenari quasi fantascientifici, eppure molte scoperte scientifiche risalenti anche a secoli fa potrebbero essere considerate potenziamento umano, prima tra tutte quella degli occhiali e l'uso di farmaci per facilitare la concentrazione o il sonno. Ci siamo abituati alla presenza di queste tecnologie, non le percepiamo più come una modifica della natura umana. Qualcuno potrebbe anche dire che per le peculiarità della tecnologia di Neuralink, è necessario tenere fermo il legame con un trattamento terapeutico. Cioè l'uso sarebbe legittimo solo se destinato a persone con problemi diagnosticati e certificati,
esattamente come lo è stato per gli occhiali e le terapie per i disturbi dell'attenzione. Ma se Neuralink è in grado di sviluppare impianti biotecnologici in grado di interagire con il cervello, chi ci garantisce che questi siano pensati solo per permettere alla persona di esprimersi e muoversi e non diventeranno invece strumenti per cambiare il funzionamento del sistema nervoso centrale e magari alterare stati mentali e cognitivi? Ed in un futuro non troppo lontano, usando come copertura l'idea della creazione di nuove terapie, cosa legittima, si potrebbe mascherare una volontà che è quella di creare una nuova specie che superi la condizione umana e sia altro rispetto all'Homo sapiens, e quindi creare un'elite di nuovi individui, super intelligenti, potenziati fisicamente e magari quasi immortali. E tutti gli altri, i cosiddetti naturali, perché magari non si possono permettere questi impianti, perché troppo costosi, saranno destinati a diventare i nuovi schiavi, resi tali magari con la stessa tecnologia, trasformando i naturali in una collettività come quella dei Borg in Star Trek. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.